Nuova illuminazione pubblica per il Comune di Firenze che attraverso l'Unione della Romagna Fiorentina ha aderito dal 1 settembre ad una nuova convenzione CONSIP per dotare i punti luce del territorio comunale di illuminazione LED con l'obiettivo di abbassare il costo delle bollette e ridurre la produzione di agenti inquinanti. 9.479 punti luce attualmente presenti sul territorio. Di questi, 8.000 saranno sostituiti nel corso della convenzione che avrà durata di 9 anni. Si partirà nei prossimi mesi con 1.300 punti luce, tutti su sede stradale con un primo stralcio di lavori dal costo stimato di 500.000 euro, tutti a carico della ditta che eseguirà i lavori, la quale a sua volta beneficerà della diminuzione dei costi per l'energia elettrica. Certamente c'è l'aspetto economico, certamente c'è l'aspetto ambientale, risparmio energetico, ma anche dal punto di vista della sicurezza mi sento di dire che i nuovi impianti, aumentando il livello di illuminazione, perché ve ne renderete conto visionando l'impianto di prova, il livello di illuminazione è più elevato, quindi credo che questo tutto a beneficio anche della sicurezza. Questa, cioè il rinnovo di tutta l'illuminazione pubblica, è uno dei punti fondamentali che costituiscono le azioni principali del PAES. Questo è un documento approvato dal Comune di Firenze, dall'Unione dei Comuni della Romagna Fiorentina, cui metteva al centro proprio la sostenibilità del nostro territorio per i prossimi anni. E ripeto, questo è una delle azioni sulle quali si concentravano anche le maggiori attese in termini di riduzione progressiva di CO2. Dai calcoli che si fecero nel 2013, questa azione porterà a una riduzione di circa 500 megawatt anno di produzione in meno. Quindi c'è un risparmio energetico molto elevato che corrisponde anno per anno, secondo i parametri che ci dà la regione, a una riduzione di CO2 pari a 118-120 tonnellate equivalenti di CO2 l'anno. Entro luglio del prossimo anno sarà eseguito anche un secondo stralcio di lavori che riguarderà altri 3.000 punti luce, sempre di tipo stradale. La direzione dei lavori sarà effettuata dal personale comunale, mentre ad eseguire la manodopera sarà la ditta Atlantico di Chioggia, che ha subappaltato i lavori di sostituzione dei primi 1.300 punti luce all'azienda Fantinelle di Faenza, la quale avrà anche inoltre il compito di garantire la manutenzione ordinaria. Il costo annuale della gestione della nuova illuminazione pubblica ammonterà ad 1.070.000 euro, pari quasi a 113 euro per punto luce. Il risparmio sarà all'incirca di 37 euro per punto luce, se si considera che l'ultimo contratto stipulato con ERA aveva un costo di 150 euro per punto luce. In questi mesi verranno inoltre effettuate delle prove per l'illuminazione delle aree verdi, mentre al momento il centro storico non verrà interessato dai lavori, poiché è ancora in corso lo studio per la migliore illuminazione possibile. Un esempio invece delle nuove luci a LED è già disponibile in via Bellini, nella zona della parrocchia di San Marco. Al termine della convenzione di 9 anni, gli impianti saranno riconsegnati al Comune di Faenza.